paese in festa tra carri, balli e canti tradizionali. Hanno preso il via il 7 gennaio e proseguiranno fino al prossimo 21 gennaio le celebrazioni per la festa di Sant'Antuono a Macerata Campania. Una kermesse organizzata dalla parrocchia di San Martino e voluta fortemente dal comitato carristi. La festa, in onore del santo Sant'Antuono, il santo con il maiale, è stata celebrata il 17 gennaio e rappresenta un momento storico e culturale importantissimo per tutta la comunità maceratese. Momento topico delle celebrazioni, senza dubbio, la famosa sfilata dei carri, a cui hanno preso parte tantissime persone che hanno fotografato e ammirato le danze, ma soprattutto le canzoni dei suonatori di botti, tini e falci, che hanno riproposto le famose musiche di Sant'Antuono. Un'organizzazione che ha coinvolto l'intera comunità maceratese, dal sindaco alla polizia municipale. Ai nostri microfoni Giovanni Valletta, storico e conoscitore delle tradizioni maceratesi della festa di Sant'Antonio Abate. In realtà questa è una tradizione che ha delle radici antichissime, perché già i nostri antenati utilizzavano gli strumenti della campagna, quindi falci, botti e così via, per dar vita a questi riti, e li suonavano soprattutto per auspicare una semina importante, significativa. È una festa religiosa, è una festa che ricade nel giorno di Sant'Antonio Abate, ma ha quindi anche una natura molto più bucolica, molto più agreste. Ovviamente noi portiamo avanti questo ricordo, questa tradizione, e ci auguriamo che poi le nuove generazioni che già suonano sui carri possano trasmetterla ai nostri discendenti, così che Macerata possa conservare in una realtà così globale la sua identità.